Ecco, di nuovo buongiorno a tutti, buona domenica. Volevo spendere due parole per il Milan Under 23 o Milan Futuro, come lo chiamano. Mentre la prima squadra del Milan si imbottisce di stranieri, cosa che non aiuta sicuramente a uscire dalla crisi che c'è nella nazionale italiana, dove c'è assenza totale di talenti e di giocatori importanti italiani, il Milan Futuro, Milan Under 23, dopo aver strapazzato nel primo turno di Coppa Italia 3-0 Lecco a Lecco, va a vincere 2-1 Novara con doppietta di Camarda, mettendo in evidenza di nuovo i giovani talenti italiani che c'ha questa squadra. Che dire, questo è un lavoro che era stato cominciato dalla Juve, portato avanti dalla Juve, seguito poi dall'Atalanta, e il Milan secondo me l'ha interpretato nel modo giusto, sta facendo un ottimo lavoro e sinceramente da questa squadra probabilmente usciranno quelli che sono i nuovi talenti da poter lanciare anche in prima squadra. Ricordiamoci che in questa squadra del Milan Futuro c'è Zeroli e c'è Camarda che hanno già messo il naso anche nella prima squadra, c'è Jimenez che ha già giocato anche con la prima squadra. Questo dimostra la qualità di questa squadra che ieri perdeva 1-0, ha ribaltato il risultato con un rigore dell'1-1 e poi col 2-1 con doppietta di Camarda ha portato a casa anche il secondo turno. Questo dimostra che se fatto bene il lavoro sui giovani, fatta bene un under 23, probabilmente possono uscire giocatori italiani di qualità da poi aggregare alle prime squadre e finalmente lanciare anche in nazionale e non avere questa carenza di giocatori che poi ci porta a fare giocare oriundi come Retegui di bassa qualità e che non danno quella marcia in più che questa nazionale ha sempre avuto per poter essere competitiva e vincere le competizioni. Complimenti al Milan Futuro, complimenti alla società Milan che ha fatto questo ottimo, ottimo lavoro. Vi ringrazio sempre tutti per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra e dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!